E questo era Armin van Buuren alle 8 e 18 minuti su Cristian Radio, Good Morning Milano. Ricominciamo l'8 di gennaio, non facciamo entrare solo Ascanio, ma tanta altra gente ci raggiunge qui in studio o ci collega con noi dal suo ufficio, credo. Adesso glielo chiediamo perché lo vedo già collegato con noi. Paolo Ciao. Iabichino, per tutti, ma anche per gli amici, ma anche per chi non è amico, ma non penso non abbia amici in realtà. Iabicus! Ciao. Ciao Fabio, buongiorno. No, non nel mio studio, sono a casa perché l'orario era improbo di collegamento, Ah, ecco, quindi io a vedi. Bravo. quest'ora sono qui tra colazione e giornale, quindi in studio andrò più tardi. Io sono ancora Oh. uno che esce per andare in edicola, comprare il giornale, fare colazione col giornale di casa. Allora, guarda, mi hai dato l'assist già Esatto, del tema della perfetto. giornata, perché appunto di questo stiamo parlando. Edicole, perché parliamo di edicole? La notizia di qualche giorno fa è che Milano è scesa sotto la quota delle 1.000 edicole. Non è che sia una quota che deve per forza esserci, però insomma, un po' soglia psicologica, diciamo, no? Eh sì. Sotto le 1.000 edicole, 1.400.000 abitanti, 9 municipi di Milano, solo meno di 1.000 edicole. Tu per fortuna ne hai trovata una ancora aperta per comprare il quotidiano, ma soprattutto hai fatto altro, no? Nel senso che c'è chi dice no in questo caso. Potrebbe essere questo, no, Iavicus? C'è chi dice no perché io ho abitato per un paio d'anni a Lambrate e quindi la mia edicola era diventata l'edicola di Lambrate. E Lambrate, tu lo sai benissimo, è un quartiere di quelli che ancora vive, pulsa di senso, di comunità che altrove invece un po' questa città ha perso. E l'edicola era in qualche modo un presidio, un punto di riferimento. Una mattina sono andato a comprare i miei giornali come faccio tutte le mattine, l'edicola era chiusa in vendita. E Oh, cane. E questa quindi? cosa è stato, puoi immaginarlo, no? Cioè un Eh sì. colpo, insomma, psicologico, affettivo, non ne sapevo niente. Non che io fossi particolarmente affezionato all'edicolante, abitavo lì da soli 2 anni. Ma simbolicamente questa cosa mi ha colpito molto. Quindi feci un post su LinkedIn che toccò un nervo scoperto, evidentemente, perché insomma imputavo la colpa in qualche modo all'industria del giornalismo, non certo a questi poveri edicolanti che fanno di tutto per tenere aperte le proprie sale saracinesche. E E quindi invece che c'è una cosa? responsabilità. Infatti E quindi c'è feci una questo responsabilità più post. alta, giustamente, Paolo, giustamente dici c'è una responsabilità più alta. Cioè, è come se, Esatto. no, cioè, se tu vendi automobili, non puoi, non è colpa tua se non le vendi, è che ti fanno le macchine ma schifo. Sì, Cioè, il è la concetto è stessa quello. cosa. È la stessa cosa. Ci sono dei prodotti là dentro che effettivamente sono stati superati e Ok. hanno ceduto al ricatto del digitale. Quindi questo post ha suscitato delle reazioni molto, molto vivaci sul mio feed di LinkedIn, tra queste in particolare due abitanti di Lambrate, illustri abitanti di Lambrate che non mi conoscevano. Hanno reagito scrivendomi in privato, telefonandomi e dicendo: beh, ma perché non la prendiamo noi? Ed è successa questa magia pazzesca, nel senso che uno è Michele Lupi, insomma, che con l'editoria ha molto a che fare, figlio di Italo Lupi, oggi è il direttore creativo di Toz, insomma, lavora in Della Valle, quindi ha una sensibilità spiccata per un certo tipo di approcci. Ok. L'altro è niente meno che Ali Roscia, il frontman dei Casino Royale, che abita proprio sopra l'edicola, che da settimane si arrovellava con sua moglie, hanno una bambina piccola, dicono. Poi, insomma, Ali Roscia è uno che a Milano ha fatto centri sociali, è uno che si è sempre battuto per un certo senso di comunità, che conosci perfettamente, e niente, noi tre ci siamo messi insieme e abbiamo detto: vabbè, intanto prendiamocela. Ecco. E poi decidiamo cosa farne. E l'abbiamo ristrutturata insieme a tutto il quartiere in un paio di occasioni, facendo proprio degli veri e propri eventi. E adesso l'idea è quella. Intanto abbiamo trovato un edicolante, che è una ragazza, Ok. che arriva da Roma ad aprirla nei prossimi giorni. E Quindi questa è comunque un'ottima rimarrà notizia. un'edicola anche, cioè rimarrà un'edicola anche. Fabio deve rimanere un'edicola perché Perfetto. quando tu rilevi, diciamo, chiamiamola licenza per convenzione, poi non è Ok. una licenza, un'occupazione di suolo pubblico per la vendita di quotidiani, tu devi garantire alla pubblica amministrazione la vendita dei quotidiani, di qualsiasi genere tipo, anche quelli che non ti piacciono, per capirci. Perfetto, giusto. È quella cosa democrazia che si chiama così Vabbè, li metti che sotto, va bene. li nascondi.
Insomma, troverete solo libri di Iamichino, dischi del Casino Royale. No, in realtà no. In realtà è proprio il contrario. Noi ci nascondiamo noi, nel senso che vogliamo fare in modo che questa edicola diventi, noi l'abbiamo chiamato presidio di resistenza, ma perché, voglio dire, Lambrate è il quartiere della resistenza per antonomasia, sì, a Milano. Sì. C'è ancora un circolo di partigiani, c'è la chiesa, c'è una scuola di fronte, cioè c'è un contesto di comunità raro da trovare, i negozi, non è ancora arrivata la gentrificazione, quella cattiva, quella che in altri quartieri di Milano invece ha snaturato completamente il tessuto. Quella di Nolo, diciamocelo, dai, facciamo, si può dire, dai. Che è appena qua fuori, Io abito nella Nolo cattiva, quella che dà verso Viale Padova, però quindi io esco, se vado a sinistra entro nella Nolo maledetta, se quando esco di casa, se vado a destra vado nella Nolo, insomma, quella nella lì. Nolo hipster. Ma no. E quindi l'edicola Lambrate, così si chiama, anzi, okay. Se voglio, insomma, sul nostro profilo Instagram ci sono già dei primi beep di questa realtà, la voglia è quella di farne veramente un presidio culturale a difesa della carta. Quindi sì, i quotidiani ovviamente, ma le riviste più belle del mondo, e i libri, dare gli spazi alle librerie indipendenti che resistono al dominio, al predominio di Amazon, ecco, Paolo, ma anche eventi, attività, reading, residenza d'artista, insomma stiamo valutando diverse possibilità, ci sono già prime avvisaglie di spazio. Io le chiamo sponsorizzazioni, in realtà sono operazioni di mecenatismo, gente che vuole, insomma, aziende, piccole realtà che vogliono metterci in qualche modo un gettone. E questo ci fa ben sperare, Fabio, insomma, che ecco, la cosa interessante, possa diventare, Paolo, un modello. Bravo, la cosa interessante appunto è, prima di tutto, che vabbè, rimane un presidio interessante all'interno del quartiere per la vita del quartiere, aggregazione sociale, libertà, tutto quello che appunto ci hai raccontato. In più, dicevi, dare un po' di dignità alla carta, come dicevi poco fa, che non significa però essere contrario al digitale, perché tu sei un uomo di questo millennio, di questo secolo, anzi complimenti per il microfono che hai davanti, ho visto che, per chi non lo sapesse, se racconto questo inside joke, per chi non lo sapesse, quel microfono lì, Iamichino l'ha visto qui da noi in studio, voleva rubarmelo, portarselo via, gli ho dato il link di Amazon, ho detto è più facile far così, vedo però che è servito, meno male. Come si sente? Si sente benissimo, vedo che è servito il mio consiglio. No, però appunto dicevo, non, tutto questo non è un'operazione nostalgia, anzi. No, ma io, Fabio, io ci campo col digitale, cioè, voglio dire, se ho potuto comprare l'edicola è perché ho un'attività professionale, che è quella della comunicazione pubblicitaria, che si muove esclusivamente, per quanto riguarda la mia scrittura, per il 90% è sul digitale. Io devo tutto al digitale, ma non posso permettere che, insomma, noi abbiamo dei ragazzi di 18, 19, 20 anni, ma lo dico, l'altro giorno lo chiedevo ai miei figli a cena, siete mai stati in un'edicola? Questi non ci sono mai stati dentro un'edicola, cioè non sanno neanche come è fatta. Quindi, siccome in realtà io credo che il quotidiano, le riviste offrano un antidoto in qualche modo allo snack news, a questo continuo rincorrersi di, c'è un deficit di attenzione molto forte, insomma, non ce lo possiamo nascondere. Quindi le notizie vengono consumate in velocità, senza un tipo di approfondimento, quando invece ci sono esperienze editoriali, digitali e non, che funzionano sulla scia dell'approfondimento, della voglia di conoscere meglio, di non seguire un titolo o una fake news. Ecco, Edicola Lambrate vuole un po', come dire, proteggere, difendere, promuovere, ispirare, stimolare questo tipo di attenzione. È un rischio, è una scommessa, ma insomma, tutte le grandi attività, azioni di cambiamento sono nate dal pensiero demenziale di qualcuno che pensava che quella cosa non fosse possibile. Noi pensiamo che sia possibile, e soprattutto abbiamo la presunzione di proporre un modello per altri edicole. Ce ne sono. Questo è interessante, perché si fa scuola un po' anche. Noi stiamo facendo un po' di scouting, guarda che sul territorio ci sono dei modelli straordinari che funzionano da questo punto di vista. È vero, sono modelli di nicchia, ma
ben vengano le nicchie rispetto a Infatti, un mainstream è completamente come Paolo, è spiccanato. come la musica. Siete una edicola indie, mettiamola così, mettiamola, va bene? Come la Sì, musica, siete una con musica tutto quello che nel bene e nel e nel male male possa significa significare. Non lo perfetto. dire ad Alyosha, perché se sente la parola indie si chiude i microfoni. Però Immagino. Comunque, no, Paolo, io siamo. ti ringrazio tantissimo, davvero, è stata una bella storia, un'esperienza interessante. Teniteci aggiornati, nel senso che Vediamo vogliamo cosa succede, sapere cosa. assolutamente Beh, sì, Juan. vediamo cosa succede. Secondo me è la cosa più bella in assoluto. Sai che ormai adesso siamo nell'epoca dell'hype, no? Ah, ma vedrete. No, in realtà non lo sa neanche lui No, cosa succede. Dice, oh, lo vedremo è un insieme. esperimento. È un È un esperimento esperimento e e un'esperienza. sicuramente alla Civil Week ci vedremo da quelle Ah parti, beh, se no ci vediamo sicuramente, su un appuntamento di questo tipo. sicuramente, Civil Week a maggio, ricordiamolo che ci vediamo sicuramente da quelle parti. Grazie mille, allora Paolo Ciao Fabio. Iabichino, buona Grazie a giornata, tutti. grazie mille. Ciao, buona giornata. Continuiamo con la musica, adesso sono gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, non potevamo mettere un pezzo importantissimo per chiudere questa chiacchierata con Paolo Iabichino. A fra poco!